Il podcast di Libro Quotidiano. Tanti operai hanno votato la destra. Alla destra è alla difesa delle imprese e quindi dei lavoratori. O se lei vuole, dei lavoratori e quindi delle imprese. Perché sono le imprese che creano il lavoro, non è certo lo Stato. Per questo motivo, anche per questo motivo, Giorgia Meloni ha inteso cambiare la denominazione del Ministero, e non solo di questo Ministero, per dare un indirizzo politico e specifico alla nostra attività e in generale all'attività del Governo. Ministero delle Imprese significa che il nostro soggetto sono le imprese. Prima si chiamava sviluppo economico, cioè era il contesto sociale in cui le imprese agivano. Invece per noi contano le imprese, quindi le persone, perché attivano il processo produttivo e che collaborano nel processo produttivo, quindi gli imprenditori e i lavoratori, e se vuole anche i consumatori. Infatti il nostro dicastero è molto attento ai diritti dei consumatori. E in più abbiamo aggiunto a individuare anche un più alto profilo di quello che noi intendiamo del sistema produttivo italiano, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Made in Italy non è semplicemente un luogo di produzione, ma così come viene percepito dai consumatori globali, in Occidente e sempre più in Oriente, il Made in Italy è diventato nella percezione comune un marchio di qualità, di eccellenza della produzione globale. È uno stile di vita, è un modello, è una cultura, è un'arte, è una creazione, è una storia, è un luogo. E per questo Made in Italy è l'eccellenza dell'Italia. Terraverso, non so neanche che cosa voglia dire, ma si chiama Terraverso.